God Save the Wine, siamo a Greve in Chianti, dove siamo stati rapiti da questo accento un po' straniero di Elodie, che sarà lei a raccontarci tenuta la novella. Noi siamo stati attirati a queste etichette belle luccicanti, questo bollino verde che luccica. Raccontaci. Buonasera, allora noi siamo a San Polo in Chianti, dunque nell'area del Chianti Classico. La particolarità dell'azienda è che siamo in biologico dal 96. Noi siamo un'azienda abbastanza piccola perché abbiamo 10 ettari di vigneti e 20 di oliveti. Un'altra particolarità è anche che siamo abbastanza alti in altitudine, dunque siamo circa 500 metri di media. Abbastanza elevata, che Antilasio va da 200 a 400 e il fatto che siamo tutti molto giovani. Sì, allora nella parte marketing e comunicazione e anche commercio sono io. E poi c'è Simone che si occupa della parte tecnica. Andiamo a sentire. Simone, raccontaci i vini che producete. Io ho visto un metodo classico, mi ha subito colpito perché insomma è un po' strano a queste parti, Chianti Classico, ma non solo. Esatto, intanto buonasera a tutti. Allora, questa sera tra diciamo, i nostri vini abbiamo un Chianti Dannato 2014, quindi di facile accesso, molto diciamo su profumi diciamo varietali del Sangiovese, molto accessibile e di pronta beva. Poi abbiamo Riserva 2011, quindi una selezione delle nostre migliori parcelle e uve, quindi mi servo, non ti preoccupare. Certo, ok. E quindi diciamo è un po' la nostra bandiera. Poi produciamo invece un IGT Syrah 100% che proviene da un vigneto che è per l'appunto fuori appellazione, fuori denominazione, a 650 metri, il nostro vigneto più alto, e da quale quindi produciamo questo Syrah. E come mai il Syrah? L'hai trovato? L'hai messo te? È stata un'idea? No, è stato io l'ho trovato lì e l'idea diciamo è stata che essendo comunque un terroir fantastico, e in altitudine volevamo un vitigno del nord che piantato a latitudini più meridionali conservasse comunque la sua tipicità. E il fatto che siamo veramente su del galestro molto, molto duro, c'era una certa come dire, similarità con i terroir del Côte d'Huron, quindi Côte Rôtie. Si sente che il Syrah, però l'influsso del Chianti Lassio è forte, cioè si sente anche la tipicità proprio del territorio, che va quasi oltre il vitigno. Sì, diciamo siamo comunque sulla morbidezza, sulla stabilità, e poi 2011 è stata un'annata diciamo molto buona per noi, quindi magari non ha quell'acidità che uno si aspetterebbe dalla Syrah a queste altitudini. Nel 2011 è piuttosto calda, ma voi siete molto in alto, quindi l'annata riusciamo comunque a mantenere una certa freschezza diciamo anche nelle annate più calde. Invece questa idea, pazzia o come vogliamo chiamare, metodo classico, come mai? Allora, questa idea è venuta perché diciamo essendo quindi molto in altitudine e abbiamo dei terroir molto difficili a volte in base all'annata, e quindi il fatto di valorizzare queste vigne magari un pochino più complicate producendo del Sangiovese, quindi raccolto molto presto per evitare attacchi da parassitari, e quindi poi diciamo è stato vinificato in bianco, successivamente rifermentato in bottiglia con metodo classico, quindi due anni di affinamento sulle fecce, successivamente sboccato. Vedete, io l'ho assaggiato e l'ho trovato sinceramente molto molto piacevole, sottilmente agrumato, elegantissimo di corpo, dosaggio inesistente ma azzeccato, perché sembrava sì, quasi ci fosse un po' di zucchero, invece è l'uva. Sì, diciamo che allora, essendo biologici, un po' lo spirito dell'azienda, il mio, è comunque poco intervento sulle uve, sui vini, quindi il minor numero possibile di additivi. E quindi diciamo la volontà di fare un vino che sia diciamo il più possibile il risultato di uva. Badosi è perfetto, Sangiovese, esatto. La bollicina nel Chianti Lassio è questa cosa qua. E quindi questa sera abbiamo in anteprima questo prodotto che diciamo speriamo che vada bene, perché direi stasera ho visto, si è sparsa la voce già stasera. Sono venuti, sì, c'è successo. Grazie mille Simone. Grazie a te, saluta.